possiamo riprendere i lavori di questa seconda sessione. E allora, dunque, seconda sessione, diciamo, definita forse un po' più politica, perché insomma si andrà un po' nelle questioni delle proposte oltre che dell'analisi, e si alterneranno negli interventi Barbara Fabbrini, Rosanna Giannaccari, i senatori Vito Crimi e Salvatore Tomaselli, Rosalba Natali e dovrebbe arrivare anche il presidente della regione Puglia Michele Emiliano. Allora cominciamo con Barbara Fabbrini, che è direttore generale del personale e formazione presso il Ministero di Giustizia. E abbiamo sentito nella prima sessione delle politiche di gestione del personale e le sfide che attendono un po' tutti quanti la categoria, tra l'analogico, tra il tecnologico, l'informatizzazione, che comunque credo che l'informatizzazione sia una sfida che potrà essere forse un po' più lenta, ma sicuramente il percorso e sarà il futuro. Allora, io chiedo soltanto ai relatori così la sintesi, perché interventi di 10-15 minuti, e mi dispiace perché quando si chiedono queste cose poi si mortifica anche la testimonianza, si mortifica la professionalità e l'espressione pure, no? E la pluralità anche dell'espressione. Però dobbiamo stare nei tempi che in qualche modo ce l'avevamo indicato all'inizio. Non ci siamo, siamo già su Greenwich, quindi cerchiamo almeno di non sforare ancora di più. Allora, dottoressa Barbara Fabbrini. Buongiorno a tutti. Salve a tutti, grazie all'Associazione dei Dirigenti per l'invito, è per me un piacere. Per me è un piacere, insomma, essere qui con voi nel mio nuovo incarico di direttore generale. Dico nuovo perché non sono nuova di questa platea, vedo tanti volti noti, anche volti amici, e soprattutto ho preso l'incarico su richiesta del ministro della direzione del personale, passando dal gabinetto del ministro come suo vice capo di gabinetto, chiamata per l'informatizzazione della giustizia, quindi un percorso nettamente forte sull'organizzazione, e devo dire quanto mai appassionato e quanto mai piacevole essere arrivato in un momento storico in cui sulla giustizia politicamente si è investito. Mi dispiace i soli 15 minuti, non perché siano pochi, non perché sia, diciamo, ma perché mai credo come in questi 3 anni si sia davvero investito nell'organizzazione. Mai politicamente investito, perché il ministro, quando mi chiamò, mi chiese di credere fortemente nella possibilità che la giustizia si cambiasse dal basso, ovvero dall'organizzazione degli uffici giudiziari, e mi chiese fortemente di immaginare insieme alla squadra che vedete qua, appunto, i vari direttori generali, Renato Romano, Antonio Mungo, ma con tutte le chiamate che ci sono state da parte di questo ministro, fortemente indirizzate dei percorsi improntati già nell'organizzazione degli uffici giudiziari come base di partenza professionale. Ed è stato così, lo ricordava prima Renato Romano, questo ministro già nei punti programmatici nel 12 punti programmatici pose informatizzazione, organizzazione e personale. Lo dico subito, sul personale non mettemmo le assunzioni. Le assunzioni sono il 13° punto. Quindi siamo andati oltre quello che avevamo previsto. Prevedevamo professionalizzazione del personale, riorganizzazione, riprofessionalizzazione, crescita del personale amministrativo, ma non assunzioni immediate. Le assunzioni arrivarono con la legge di stabilità 2015, nell'ottobre-novembre 2014, come possibilità si parlò di risorse, immediatamente di investimenti forti per l'organizzazione. 1,6 miliardi, quello che è stato investito in questi 3 anni dal ministro Orlando per l'organizzazione complessiva, con risorse di bilancio, ma anche con le risorse cosiddette aggiuntive. Quindi una fortissima, e qui io ricordo perfettamente dal gabinetto quanto abbiamo curato l'indirizzo politico del ministro nella ricerca e nella finalizzazione delle risorse aggiuntive. Lo ricordava prima Antonio Mungo,
è possibile avere risorse ma poi spenderle male, un conto averle e invece finalizzarle a degli obiettivi ben precisi. Sul personale amministrativo furono subito appostate, furono appostati 260 milioni e 25 milioni per la riqualificazione. Questo è stato fatto nel 2014-2015, poi dopo ovviamente alle direzioni generali il compito di realizzare tutto questo, quindi l'indirizzo politico del ministro, l'azione politica del ministro è stata subito diretta sulle risorse, quindi non è vero che non ci sono le risorse ci sono state appostate, occorre tutti insieme credere in una linea che sia una linea di politica, di indirizzo e di gestione per gli uffici giudiziari. Ovvio che in tutto questo la visione degli uffici giudiziari, cioè di quale governance degli uffici giudiziari, io direi di quale modello di ufficio giudiziario, di quale servizio al cittadino, perché poi questo è un modello di ufficio giudiziario, è il presupposto per poterne dialogare. Si ricordava prima l'esperienza del tavolo tecnico del processo civile telematico, vero bloccato da 2 anni, ma anche vero che sono stati altri, no, non è bloccato da 2 anni, è bloccato da 1 anno, vorrei dire, 1 anno e qualche mese, ma è anche vero che in quei 2 anni e passa è stato discusso tantissimo e quello che stiamo facendo ora è il portato di quelle discussioni, perché in quel tavolo tecnico non discutemmo solamente del processo civile telematico ma anche delle relazioni lavorative del nostro personale amministrativo rispetto a quel processo civile, al processo civile telematico, perché informatizzazione significa modo diverso dei flussi lavorativi, modo diverso della risposta dell'ufficio giudiziario verso il cittadino, verso l'utente qualificato, dal commercialista all'avvocato che vede nel suo smartphone arrivare le notifiche telematiche, ovvero il provvedimento, ma anche è vero che il nostro personale amministrativo sta cambiando totalmente la modalità di lavoro. Ecco, allora riflettere di come utilizzare quelle risorse, di come investire nelle politiche dell'organizzazione significa la nuova governance. Questo sul personale amministrativo è quanto più importante, non solo perché il personale amministrativo costa all'amministrazione, il personale in genere, anzi le spese per il personale rappresentano il 71% della spesa, del bilancio della giustizia, ma anche perché le spese cosiddette incomprimibili in giustizia, cioè che io non posso assolutamente toccare, rappresentano l'85-37% del bilancio del nostro del 2016, ovviamente legge di bilancio 2017. Questo significa che io devo andare a trovare le cosiddette risorse aggiuntive per poter parlare di investimenti e tutta l'altra parte che vedete, che significa anche ricercare dei fondi, cosiddetti fondi speciali, fondi finalizzati, da qui il fondo per l'informatizzazione, il FUG che è stato per la prima volta sbloccato dal ministro Orlando per le spese ovviamente relative agli uffici giudiziari, per gli investimenti degli uffici giudiziari, ben 300 milioni di FUG in questi 3 anni, e il fondo efficienza per il personale amministrativo, i 260 milioni più 25 milioni. Perché è così importante? Questo significa che sono spese che non si possono toccare, non sono le spese per gli stipendi che rientrano in quell'85%, sono spese aggiuntive, sono le spese per gli investimenti, che per il personale amministrativo significano le assunzioni. Questo significa aver investito proprio nelle politiche del personale. Perché sono così importanti? Sono importanti perché restano. Sono finalizzati quei fondi, quindi alla politica che siede qua a fianco a me la responsabilità sostanzialmente poi di non destinarle più o di tagliarle nelle leggi di bilancio. Attualmente ci sono e attualmente le stiamo spendendo. Sono oltre circa 2.100, come scriveva il ministro nel suo messaggio, le assunzioni finora fatte fra stabilizzazioni, mobilità volontaria obbligatoria, scorrimenti e finalmente anche i concorsi che non si aprivano da 20 anni. Credetemi, quando mi sono seduta in questa direzione generale da magistrato mi sono chiesta perché farlo. Mi sono chiesta veramente perché farlo. Ero il vice capo di gabinetto, rientravo in servizio al Tribunale di Firenze dove presto servizio, tornavo dopo un'ottima esperienza fatta, ma perché andare da magistrato a guidare la direzione del personale in un momento così difficile? Un motivo c'era, non solo la passione che ha guidato sempre la mia professione, che mi ha guidato sin dall'inizio l'esperienza e la volontà di investire nell'organizzazione.
perché credo che in questo momento, quando c'è tutta questa concentrazione, questa attenzione, essere un magistrato nella direzione del personale, quindi una persona che può dare una spinta diversa rispetto al personale amministrativo stesso, significa anche poter parlare, veicolare dei messaggi, veicolare delle speranze, veicolare degli obiettivi, veicolare, perché è evidente che un magistrato ha una possibilità in più, e questo va detto, del nostro personale amministrativo, di avere delle opportunità di colloquio. Non solo, mi sono chiesta il perché e ho pensato perché effettivamente il percorso che avevo fatto dalla digitalizzazione all'informatizzazione all'interesse verso ovviamente questa destinazione mi poteva dare anche un certo tipo di possibilità di visione di dialogo con il personale amministrativo. Però è anche vero che ci vuole assolutamente coraggio di un'amministrazione nel suo complesso a portare avanti una politica di assunzione così impegnativa e che vede in questo momento gestire un concorso da 310.000 persone. Ne parlerò fra poco. Nel momento in cui poi mi sono seduta, avevo ben presente che la gestione, la governance della giustizia, degli uffici giudiziari parte da una distortura completa, che non è la vacanza del personale, perché la vacanza del personale per me sono una patologia purtroppo creata da circa 20 anni, ma che è una patologia incidentale. Non è un problema di carenza del personale, no, circa 9.000 ovviamente le vacanze, lo sapete, 34.000 le presenze. No, non è quello. È il fatto che giustizia gestisce 43.000 dipendenti nel suo complesso e ha una distortura totale fra il personale delle aree e il personale dirigente. In questi grafici lo vedete, il personale delle aree è nettamente superiore al MEF interni, al MIUR, nettamente superiore all'INPS. Quando mi vado a confrontare con i miei colleghi dell'INPS, loro gestiscono un personale di 35.000 persone, ma soprattutto fortemente collocato in sede periferica, con una con un'organizzazione fortemente accentrata del personale. Dal direttore generale passano tutte le questioni della politica e del personale, dalle ferie al disciplinare, alla gestione delle applicazioni, alla gestione dei comandi, alla gestione dei distacchi. Io firmerò non so quante carte di cui non so niente, di tantissimi volti, senza avere un colloquio con i miei dirigenti. È nettamente, è veramente, letteralmente impossibile. Il tutto cartaceo. Attualmente cartaceo, perché mai si è pensato di avere un fascicolo telematico, mai si è pensato di avere un fascicolo informatizzato della gestione del personale, perché attualmente i fascicoli passano dagli uffici giudiziari verso il direttore generale al centro totalmente cartaceamente. Quindi se io devo fare un disciplinare a un funzionario, devo interrogare in maniera cartacea il mio dirigente amministrativo. A questa distortura si affianca anche il fatto che i nostri dirigenti amministrativi sono assolutamente pochissimi e rappresentano l'1% di tutto il personale amministrativo. Ora, io non voglio dire che se questo è un bene o questo è un male, è comunque distonico rispetto alle altre amministrazioni. L'1% è oggettivamente una quota bassissima. Questo significa che sulla dirigenza, sulla apicalità, non si è investito. Non si è investito sulla apicalità, forse perché comunque la doppia dirigenza o la dirigenza affiancata, per quanto collaborativa, crea comunque una immaginazione che il magistrato capo dell'ufficio possa supplire a tutto ciò che possa essere una gestione anche di cogestione, diciamo così, con la dirigenza amministrativa. Ma siamo sicuri che questo è vero? Siamo sicuri che non possiamo sperare invece di avere una dirigenza amministrativa più qualificata, più improntata all'amministrazione che non alle problematiche ovviamente della giurisdizione? Ovvio che gli uffici giudiziari sono materia difficile da trattare sotto questo profilo, ma è anche una riflessione che dobbiamo a questo punto fare.
Dicevo, la governance è fondamentale immaginare quale sia, perché questa è la base di partenza. Allora, io sono convinta che introdurre anche tutte le 9.000 persone insieme e il programma assunzionale che abbiamo davanti a risorse per 5.100 persone non risolverebbe il problema. Non risolverebbe il problema perché abbiamo prima da discutere quale tipo, o comunque abbiamo da immaginarci quale tipo di rapporto con la dirigenza apicale vogliamo avere, che tipo di professionalità di dirigenti vogliamo avere, ma anche che tipo di qualità del personale amministrativo io devo assumere, perché nel momento in cui ho questi soldi devo anche dire quale qualifiche. Secondaria, terza area, scusate, sono termini tecnici che i nostri dirigenti sicuramente hanno, ma tanto per capire, classe operaia o funzionari, ecco, la metto in termini più lati. Servono più assistenza negli uffici giudiziari o cominciamo ad avere più bisogno di impiegati ed alti funzionari laureati che stanno in terza area, che fanno altri tipi di funzione? Perché nel momento in cui io vado nelle spese di funzionamento è ovvio che mi proietto in tutti altri tipi di necessità. Ho bisogno di contabili, ho bisogno anche di ingegneri, ho bisogno anche di architetti, che attualmente non ho. L'amministrazione della giustizia non ce l'ha, non ha queste qualifiche, quindi anche volendo io non potrei assumere. Non solo, ma non ho vacanze in profili fondamentali. Quando mi sono ritrovata immediatamente a poter scorrere dal graduatore di idonei e averne soldi, io ho detto va bene, vado a prendere subito funzionari informatici. I funzionari informatici li ho presi tutti, perché ho già scorso i 55 posti da funzionario informatico e ho esaurito le vacanze. Mancano solo 7 vacanze, perché le datazioni organiche, pensate, in un'ottica vecchissima, hanno una capienza di funzionari informatici ristrettissima. Quindi ora dobbiamo rifare le dotazioni organiche, immaginare quanti profili assegnare, quante unità assegnare a profili fondamentali come contabili e funzionari informatici e poter finalmente acquisire delle unità in quei profili che sono fondamentali. Così contabili, io sto scorrendo 80 contabili che sono comunque una risorsa fondamentale, 80 funzionari contabili, ma avendo preso questi 80 ho esaurito la capienza e dovrei dire basta, la dottoressa Fabbrini a posto. La dottoressa Fabbrini non l'ha fatto a posto, perché è ovvio che le politiche di gestione dei nostri uffici giudiziari impongono funzionari informatici molto più numerosi. Da qui una fatica, diciamo, a dover immaginare una complessità che va a delle risorse umane che oggettivamente non passa dai numeri, ma passa prima di tutto dalle professionalità e quindi dalle professionalità e dei numeri di quelle professionalità. Quindi sapere e cominciare a discutere di quali professionalità abbiamo bisogno è la discussione che dobbiamo fare. Che si debba assumere è un dato di fatto, cioè non è messo in discussione. Chi e come assumere è invece la questione. E verso quale tipo di gestione quale tipo di mansione voglio arrivare è l'altra questione. Perché un conto è dire io assumo tanti funzionari per poter fare dei semplici impiegati, oppure faccio di questi funzionari e altri della terza area invece un'assistenza più qualificata al magistrato, ad esempio. Oppure faccio degli staff di assistenza qualificata a quella apicalità della doppia dirigenza, quindi al capo dell'ufficio, al dirigente amministrativo, che siano staff innovazioni, che siano dei direttori amministrativi che questa oggi ho incontrato, che siano dei direttori amministrativi dotati di capacità di coordinamento direzionale pur essi, perché ci sono comunque negli uffici giudiziari delle aree da dover presidiare, dei servizi molto più specifiche, penso alla fallimentare, penso all'esecuzione, penso alla gestione degli sportelli centralizzati, penso agli uffici dei giudici di pace che avranno delle competenze maggiorate, quindi creare delle figure professionali che attualmente non abbiamo. Un percorso che ci conduce per la prima volta tuttavia a parlare di riqualificazione. Scusate.
si sono aperti i concorsi per la riqualificazione per solo 2.000 persone. Però è la prima volta che si aprono. Sento molta scontentezza intorno al fatto che siamo solo 2.000 che hanno riguardato una sola qualifica e molti protestano. Come in tutti i momenti di grandi cambiamenti, a fronte di una fotografia del personale amministrativo che rimaneva fermo a dei vuoti di organico, a delle proteste sui vuoti di organico, io devo dire che sono contenta che ci sono le proteste, perché questo ministro ha avuto il coraggio di non attendere che ci fossero i soldi tutti per tutti, ma almeno di avviare le politiche di riqualificazione del personale per 2.000 persone. Do una notizia che credo i nostri dirigenti amministrativi sanno. Bene, nessuna riqualificazione del personale amministrativo è mai avvenuta in giustizia, nessuna. Si sono fatti bandi 20 anni fa, rimasti bloccati. Nemmeno un bando, sono andata a vedere, io poi da magistrato non lo sapevo, nemmeno il bando da 17 posti di statistico, da assistente statistico a statistico, è stato espletato, bloccato. Bloccato perché? Perché le relazioni sindacali non erano state curate, perché comunque la protesta era o tutti o niente, quindi non siamo mai partiti. Quindi ben venga che ci siano persone scontente del fatto che 2.000 persone vengano riqualificate, perché almeno quelle 2.000 persone si stanno muovendo. Voglio dire che non dobbiamo avere paura, e io non ne ho, delle critiche del momento, del fatto che a fronte di tanto movimento sull'organizzazione delle risorse umane, non riusciamo attualmente a coprire tutto il territorio, tutta la platea, ma intanto se ne discute. Io sono uno dei primi magistrati digitalizzati, si parlava del processo civile telematico del 2000, ricordo perfettamente i convegni con gli avvocati in cui prendevo le urla degli avvocati, ma siamo andati avanti. Sarà anche attualmente una fase difficile da dover condurre, non sarà ovviamente uno strumento semplicissimo, ma vi assicuro che per il personale amministrativo rappresenta uno strumento assolutamente di facilità e comunque è il futuro, è assolutamente una scommessa da fare. Ecco, questo io credo appunto che tutte queste proteste sulla necessità sulla riqualificazione, sulla non sufficienza della riqualificazione siano comunque positivo. Arrivo al concorso. Un concorso da 310.000 persone fa veramente spavento, fa tanto più spavento nella direzione generale che è ferma da 20 anni e non sa come si fa un concorso. Cioè, io non avevo la struttura per fare un concorso, lo sanno questi dirigenti amministrativi, ma è bene anche comunicarlo. Cioè, 20 anni che non si fa un concorso, 20 anni che nessuno sapeva come si fa. Quindi abbiamo immaginato una cosa totalmente diversa, l'abbiamo fatto informaticamente, perché 310.000 persone, solamente prendere le domande e esaminarle sarebbe stato impossibile. Voglio però dare qui dati, solo per dirvi che in un giorno siamo riusciti a fare la graduatoria informaticamente e che questo concorso è stato possibile farlo solo perché abbiamo chiesto aiuto al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che faceva i concorsi, abbiamo chiesto aiuto alla Direzione Generale dei Sistemi Informativi all'interno del Ministero, ma tanto abbiamo chiesto anche ad altri ministeri che quei concorsi facevano, alla Difesa, Interni, al Comune di Roma, che comunque ci ha dato una mano, all'Agenzia delle Entrate, al MEF, tutti quanti si sono prodigati perché giustizia andasse avanti. Abbiamo lottato anche per farle queste assunzioni come concorso, perché siamo andati in deroga a qualsiasi tipo di norma che attualmente bloccava i concorsi. I concorsi non sono il modo ordinario per assumere, si assume per scorrimento. Quindi questo comportava che i soldi messi per assumere sarebbero stati spesi tutti in scorrimento. Peccato che non abbiamo graduatorie così gestibili, sono graduatorie vecchie, per alcuni profili addirittura incompatibili con i profili specifici di giustizia, che ha una forte specificità. Per fare le assunzioni abbiamo dovuto andare in deroga a tante cose, prima fra tutte la deroga normativa. E poi siamo arrivati in questi giorni, si è chiuso ieri l'altro, e devo dare atto ai dirigenti amministrativi qua presenti che hanno dato una mano incredibile nella formazione della commissione, non altrettanto i magistrati, lo dico, quando mi sono rivolta ai colleghi magistrati per avere dei componenti nella commissione che è molto nutrita, perché per 310.000 persone sono comunque 76.000 insomma, candidati che hanno depositato i compiti, mi hanno detto no. Semplicemente no, sia perché non ne hanno tempo, sia perché il Consiglio Superiore non riconosce
una possibilità dell'esonero. Devo dare atto che i dirigenti amministrativi hanno detto sì e fanno avanti e indietro in continuazione con i loro uffici per poter portare a casa questo concorso in maniera veloce. Un concorso che però più che un'esigenza giustizia mi sembra che sia un'esigenza sociale allargata, cioè di ingresso in pubblica amministrazione c'è tanto bisogno e ce n'è bisogno soprattutto fra laureati. Questo concorso è un concorso di assistente giudiziario, titolo di accesso, diploma. In realtà il 53% dei candidati ha la laurea e sono candidati piuttosto anziani. Ci sono tanti candidati che sono fra i 40 e i 50 anni o fra i 35 e i 40. Ci sono anche tanti giovani, per fortuna, ho visto anche tanti volti giovani in questi giorni, ma è chiaro che 310.000 persone, 53% dei laureati, per me questo è un grido di dolore sociale, è un fenomeno sociale. È la prima volta, non è vero, ho sentito dire che giustizia è 20 anni ma che le altre amministrazioni hanno assunto, ma solo il MEF tramite l'agenzia poteva assumere. In realtà è bloccata dappertutto, è stata bloccata dappertutto l'assunzione da almeno 15 anni, quindi si stanno aprendo ora i concorsi pubblici per degli sblocchi assunzionali che ci sono. Il nostro è forse il più grosso, anzi sicuramente il più grosso assieme a quello degli interni, ma è evidente che quando siamo di fronte a 310.000 domande è proprio la mancanza di posto di lavoro che si pone in evidenza. E come ci potevamo immaginare, il Sud che grida dolore più di tutti, il 62% dei candidati proviene dalle regioni del Sud. Ecco, a fronte di questo noi sentiamo tutta la responsabilità di dover assumere personale in maniera anche veloce, perché sono 1.400 famiglie, tante sono i posti, 800 più 600 in allargamento, quindi 1.400 famiglie, non 1.400 candidati, e ci auguriamo di arrivare nel più breve tempo possibile. Solo un accenno e qui chiudo. La Direzione Generale del Personale non pensa solamente ovviamente di andare avanti in questa prospettiva di grosso cambiamento, di grosso investimento sulle risorse umane, che sono assolutamente fondamentali e molto più fondamentali rispetto a quelle materiali, perché senza le risorse umane ovviamente non si fa nulla, ma proprio per questo pensa che sia la formazione il futuro. Cioè, io credo che una volta fatte le assunzioni, una volta compreso quale sia il nuovo modello di gestione, è ovvio che è la formazione del nostro personale a cui dobbiamo puntare. Abbiamo messo su una piattaforma e-learning che mi auguro di poter al più presto approntare, mantenendo ferma la formazione attualmente in affiancamento, che è poca cosa, perché raggiungere 43.000 persone e formarle non è uno scherzo. Devo dire che comunque l'obbligo di formazione attualmente previsto per legge è un obbligo ridicolo, cioè l'obbligo annuale è quello dell'1%, quindi io quando ho formato 1.000 persone sto tranquilla all'anno. La formazione peraltro riguarda solo la terza area, cioè solo gli alti funzionari, scusate, li definisco tale, solo i laureati, ma tutto il resto del personale amministrativo, che è la maggior parte di giustizia, tranquillamente può non essere formato. Quindi io non ho alcun obbligo, sto a braccia concerte, e assumendo ora in seconda area tutte queste persone, quindi 2.000 persone alla fine fra mobilità eccetera, 2.000 nuovi ingressi, ovviamente io urlano che vogliono formazione, ma perché gliela dovrei dare? Non ho obbligo giuridico. Ovvio che così non si ragiona, ovvio che stiamo formando soprattutto sui servizi telematici. Attraverso questa piattaforma learning mi auguro che ci sia una possibilità di fruibilità maggiore da parte di tutto il personale. L'abbiamo utilizzata per la riqualificazione e francamente credo che ce ne sia una fame di formazione. Mi aspettavo di vedere delle proteste perché quelli che hanno fatto i 2.000 che hanno fatto la riqualificazione si formavano dall'ufficio, si formavano in orari d'ufficio, invece no, si sono formati anche il sabato e la domenica, e il maggior accesso alla piattaforma è stato nell'orario 16:21, quindi la piattaforma era accessibile dall'esterno. Questo dimostra che il nostro personale amministrativo ha voglia di formarsi, vuole riprofessionalizzarsi, lo può fare e vuole farlo anche da casa. Ecco, io mi auguro con questo di avere dato non solo un panorama ma anche una speranza
le cose in cantiere sono tante, le discussioni sono tante, le critiche che abbiamo in questo momento sono veramente molte, però io sono contenta che ci siano, perché vuol dire che è una politica della gestione del personale in movimento e che non rimane ferma, ma che c'ha una speranza futura. Grazie. Grazie alla dottoressa Fabbrini. Beh, devo dire, forse per voi sono informazioni conosciute, e non dico che sia pane quotidiano, però l'illustrazione della dottoressa Fabbrini, francamente, non dico che mi sconvolge, però mi sorprende per, mi fa capire dov'è lo stato dell'arte, perché stando ai numeri, e non voglio neanche farmi vincere dal sindrome di Stoccolma, che sarebbe troppo facile, però se la dirigenza rappresenta lo 0,1 della risorsa dell'intera giustizia, se ci sono 260 dirigenti per 700 uffici giudiziari, al di là dei temi sociali, i 310.000 che concorrono, si iscrivono al concorso, beh, quello è un fatto appunto legato al lavoro sociale, però voglio dire, e qui c'è da recuperare davvero, davvero tanto, davvero tanto. Ora, apprezzo anche il coraggio della dottoressa Fabbrini e di chi indica anche queste accelerazioni. E mi domando anche, a questo punto, anche il magistrato, cioè chi lavora, la magistratura, con questo apporto sicuramente sacrificato, sicuramente generoso, ma insufficiente alla richiesta di oggi. Immagino che ci sia uno scompenso enorme al quale poi voi magistrati cercate in qualche modo, non dico di sopperire, però soffrite forse anche voi. Accanto a me Rossana Giannaccari, che è rappresentante della giunta dell'ANM, Associazione Nazionale Magistrati, nonché direttore della rivista, direttrice della rivista La Magistratura. Ecco appunto il ruolo poi del magistrato, no, di fronte a queste difficoltà che poi nell'aspetto più mediatico ricadono nel complesso della casa giustizia, che è lenta, che è farraginosa, che è complessa, però i motivi sono anche numerosissimi. Grazie, ringrazio l'Associazione Dirigenti Giustizia, l'ANM rivolge il suo ringraziamento, sono qui presente e porto i saluti della giunta del Presidente Albamonte. Il panorama è quello che è stato descritto, forse è un po' più roseo, è stato descritto forse in modo un po' più roseo di quello che effettivamente ognuno di noi è abituato e percepisce nelle aule degli uffici giudiziari. Ed è stato veramente centrato il titolo di questo incontro, Affermare diritti e garanzie. Come può l'amministrazione della giustizia dotarsi delle figure e delle funzioni gestionali ed amministrative necessarie? Perché il tema centrale è quello dei diritti e delle garanzie. Lo anticipavo al dottore Stellato, e anche il titolo del prossimo numero della rivista, che sarà lì tra giorni, in cui, in linea con quello che è stato il percorso che l'ANM ha voluto percorrere, si dà spazio a tutte le voci, si dà spazio anche alle voci dei dirigenti amministrativi. E il dottore Stellato ci ha dato il panorama e ci ha indicato anche delle prospettive, delle chiavi di lettura, ha posto delle problematiche e ha cercato di dare delle risposte. Quindi, dicevo, il tema delle risorse è un tema centrale nell'amministrazione della giustizia, perché senza risorse la giustizia non è amministrata o è male amministrata. A me piace immaginare il sistema giustizia come un sistema circolare in cui indico tre attori e non li indico in ordine di importanza, di priorità: l'avvocato, il cancelliere, il dirigente amministrativo, il magistrato. Non li indico in ordine di priorità perché sono tre anelli della catena dell'ingranaggio che devono funzionare. Basta che uno di questi non funzioni perché il meccanismo non funziona. Gli avvocati possono portarci tutte le istanze di giustizia, ma
se i giudici non riescono a far fronte a una domanda di giustizia che è sempre più ampia, bene, il sistema sicuramente ne soffre, nello stesso modo in cui se la produttività, l'efficienza, l'efficacia della magistratura è uno degli obiettivi primari, ma l'altro anello della catena, che è quello della dirigenza amministrativa, non accompagna il giudice nel suo percorso, bene, un magistrato può sfornare sentenze, fare chissà quale indagini, ma poi si fermano perché il sistema della giustizia, il sistema burocratico, il sistema amministrativo non funziona. Ed è anche una delle nostre preoccupazioni anche rispetto ad alcune riforme, quale quelle del penale e dell'istituto dell'avvocazione, che rende obbligatoria, reso obbligatoria laddove le indagini non vengono compiute nei 3 mesi, ma noi sappiamo che soprattutto quando il processo penale telematico andrà a regime, ma ancor più in tempi recenti, tutta l'attività amministrativa renderà impossibile il compimento delle indagini nei termini che il legislatore ha previsto. Quindi veramente l'obiettivo, il tema delle risorse è un tema essenziale, un tema cruciale nel funzionamento della giustizia ed è stato il tema centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati sin dal suo primo insediamento nell'aprile dell'anno scorso, laddove nel programma ponemmo proprio l'attenzione alle risorse, risorse umane e risorse materiali, risorse della magistratura e risorse del personale amministrativo. E qual è stata l'attività dell'associazione? Di fronte ad un giudice che supplisce sia alla carenza del legislatore ma anche alla carenza delle risorse, perché tante attività, e chi è qui in aula, ci sono due dirigenti amministrativi che lavorano nei nostri uffici, sanno che il magistrato non ha le risorse che dovrebbe avere, non ha risorse umane, non ha risorse materiali. In udienza si va per conto proprio. Io ho veramente trovo un grande aiuto da parte degli stagisti che suppliscono a quello che la dirigenza amministrativa non è che non vuole, ma non può fare, oltre a uno strumento di ausilio nella decisione e nella fase giurisdizionale. Il 1 ottobre l'Associazione Nazionale Magistrati ha convocato tutti i dirigenti, i capi degli uffici di tutta Italia. È emerso qui veramente un grido di dolore di tribunali che veramente non riuscivano ad assicurare la minima assistenza, nonostante lo sforzo dei magistrati. Si parlava delle macchine di servizio, ma noi sappiamo quanti, anche di colleghi, quanti colleghi dell'ufficio del pubblico ministero sono costretti ad usare le loro macchine di servizio per andare, quanto non abbiamo più disponibilità di toner, nonostante, per carità, il processo telematico, e io sono una fautrice del processo telematico e riesco a svolgere l'attività di componente della giunta grazie a console che mi consente di lavorare in ogni parte d'Italia. Ma quello che è emerso dalla panoramica, dalla voce dei capi degli uffici, di capi degli uffici di tutta la penisola, e quindi non ci sono realtà franche, di un forte senso di difficoltà nell'affrontare i numerosi problemi che l'amministrazione della giustizia pone. E abbiamo chiesto al Ministro, abbiamo avuto ascolto da parte del Ministro, di continuare di darci una mano nell'amministrare il sistema giustizia. Devo dire, abbiamo deciso di monitorare quella che è l'attività di governo. Devo dire che questo segnale è venuto. E finalmente da ottobre del 2016 abbiamo avuto la riqualificazione del personale. Nessuno di noi può scordarsi il grande disagio che
è arrivato, che abbiamo provato tutti quando vi è stato con la mobilità, personale non qualificato è venuto nei nostri uffici giudiziari. Sono freschi ricordi di barellieri, infermieri che dovevano trovarsi di fronte a un sistema veramente complesso qual è il sistema giustizia. Ma siamo contenti di questa inversione di tendenza. Lo abbiamo detto al Ministro, abbiamo apprezzato gli sforzi che sono stati fatti sia per le risorse umane, il modo in cui è stato gestito questo concorso, ma la collega sa quanto è anche difficile per i magistrati in un momento di sofferenza dare il proprio apporto nelle commissioni, ma prendiamo atto che vi è un grande impegno, vi è questo sforzo e lo abbiamo rappresentato anche al Capo dello Stato, augurandoci che qualunque sia la prossima formazione di governo, perché il nostro problema è avere un interlocutore che ormai è a scadenza, ma abbiamo chiesto al Capo dello Stato di essere garante della continuità. Un percorso è stato intrapreso tra luci e ombre, il processo telematico è partito, partirà il processo telematico penale, lo scenario non è quello, non è il migliore dei mondi possibili, ma in questo sono d'accordo, condivido la posizione della collega. Finalmente la giustizia ha cominciato a muoversi, lo abbiamo fatto e possiamo condividerlo anche assumendoci l'onere, le responsabilità. Quindi veramente un percorso che dobbiamo fare insieme, un percorso che l'ENM vuole fare con il personale amministrativo, e in questo è una vicinanza che è quella nell'ottica di una amministrazione condivisa. Se vi parlavo dei tre anelli, dico con altrettanta convinzione che dobbiamo giungere ad un percorso di giustizia condivisa con l'avvocatura e con i dirigenti di giustizia nell'ambito e nei limiti delle rispettive competenze, ma è un modello al quale veramente dobbiamo aspirare, perché con i tavoli tecnici, anche nelle difficoltà, anche noi, lo vedo anche nel nostro percorso di giunta unitaria in cui diverse anime, potersi confrontare significa trovare un momento di sintesi. È bene che questo percorso sia stato avviato. E solo qualche flash, l'apporto dei dirigenti è fondamentale anche per quello spostamento di competenze di cui parlava il collega Mungo. Sempre nella riunione nell'incontro del primo ottobre, i presidenti di corte si trovavano di fronte a enormi difficoltà nel gestire appalti da chi ha fatto il magistrato, ha intrapreso un'attività professionale che prevedeva solo parzialmente quella amministrativa. È giusto che lo sia, ma nel modello decisionale dobbiamo essere accompagnati da personale qualificato, perché anche il rischio della degiurisdizionalizzazione è alto, e questo proprio nell'affermare diritti e garanzie non dobbiamo perderlo, è un lusso che non ci possiamo permettere, non daremo un buon servizio ai cittadini. E quindi mi sento di chiudere in modo ottimistico rispetto a questo nuovo corso, e pur facendo presente che l'Associazione Nazionale Magistrati continuerà a monitorare, a fare le proprie proposte, a far partecipare a questo dialogo i dirigenti della giustizia come gli avvocati. Chiudo proprio ritornando al tema di partenza. Le risorse hanno a che fare con l'indipendenza, quindi hanno a che fare con i diritti dei cittadini. L'accesso alla giustizia è un diritto, un processo equo e garantito in un tempo ragionevole, e questo può accadere solo se le risorse sono adeguate e possano consentire di operare in modo efficiente. Vi ringrazio. Grazie, dottoressa Giannaccari.
Beh, devo dire con quanta passione però si partecipa a queste iniziative, con quanta dedizione, cioè non è soltanto, credo che non sia soltanto una questione di missione, che già questo fatto assumerlo è già importante. Intorno a questo poi c'è idealità, c'è passione e credo che ci siano molte professioni che condividono questo aspetto, se no difficilmente riusciremo ad andare avanti. Allora, passiamo alla parte più politica. Si è parlato non tanto, però si è evocato insomma in qualche modo la riforma, anche perché non si sa poi questa riforma della giustizia cos'è, dov'è, che punto c'ha. Cioè, in autostrada, quando non c'era il GPS, quando c'erano le mappe, alle stazioni di servizio c'era un'indicazione: voi siete qui. Io devo dire, io ho perso questa bussola. Ora sarà colpa dell'esecutivo, colpa del Parlamento, colpa di una società o di una complessità anche di una materia che indubbiamente è molto molto particolare e quindi deve considerare molteplici aspetti. Allora, io passo la parola al senatore Vito Crimi, che poi credo che abbia molta competenza in questo settore, no? Avendo lavorato, mi pare, in Corte d'Appello a Brescia, mi pare. Senatore Crimi, ecco il punto, la riforma, le riforme, dove siamo? Grazie. Ecco, adesso la riforma dov'è? Dov'è la riforma? La riforma è schiacciata, come tutti i temi di questo paese, oggi in un derby politico, che non è un derby politico tra le forze politiche, ma un derby politico tra il partito dei magistrati e il partito contro magistrati, il partito delle intercettazioni e il partito contro le intercettazioni. Cioè si banalizza purtroppo ogni volta dei temi, questo lo dico perché è quello che succede, si banalizzano dei temi che avrebbero bisogno di essere affrontati con forse moderazione, con un certo approccio, e poi qualunque posizione, qualunque intervento si cerca di fare politico da parte di una forza politica, questo poi viene trasformato in questa battaglia. Lo vedo perché lo subiamo tutti i giorni su mille temi. Oggi si parla di vaccini, e allora o stai con i vaccini o stai contro i vaccini. Se parli di intercettazioni, o stai con i magistrati o stai con i delinquenti. Non puoi dire semplicemente si fanno quelle che servono, punto, perché significa in qualche modo ognuno la vede in modo diverso il tuo punto di vista. Detto questo, diciamo la posizione della riforma. La riforma cosa succede? Quindi è influenzata in ogni suo passaggio parlamentare dalla contingenza di qualcosa che interviene, che è esterno al dibattito politico reale che avviene sul tema. Oggi in questo momento, per esempio, il dibattito pubblico che c'è sul tema delle intercettazioni legato al caso Consip, alla pubblicazione, eccetera, in qualche modo sta inquinando un percorso che aveva preso una sua strada, che possa piacere o meno poi nei contenuti, però viene inquinato, e quindi oggi si cerca di infilare dentro quel provvedimento altro rispetto magari alle intenzioni originali. E andando nello specifico invece appunto al tema della governance, io da dottoressa Fabbrini apprezzo veramente il racconto dello stato dell'arte della direzione generale che dirige, e apprezzo anche l'entusiasmo con cui sta affrontando questo lavoro, che non è facile. E come dicevo, io lavoravo alla Corte d'Appello di Brescia e lavoravo come personale amministrativo, quindi esclusivamente quello, e mi occupavo proprio del personale, quindi era uno dei compiti, e mi rendevo conto che il mio rapporto col dirigente era costante. Qui c'è Nicola Stellato, che ha avuto un'esperienza a Brescia. Nicola Stellato, per esempio, giusto come esempio, lui è dirigente del Tribunale di Milano. Quanti dipendenti ci sono nel Tribunale? Sono 700, se non ricordo male. 300 o 700. 730, allora un dirigente amministrativo, 730 unità di personale, tornando al discorso che facevamo prima. Io credo che in nessuna struttura troviamo questo tipo di meccanismo, c'è qualcosa che non va, probabilmente bisogna rivedere proprio le strutture dirigenziali anche all'interno di uffici di una certa dimensione
e rivedere anche la possibilità che ci siano altri dirigenti di fasce diverse che dirigano con la qualifica dirigenziale, perché no, determinati settori. Io la butto lì come una prova, penso che sia un po' anche il disegno che evidenziava con i grafici la dottoressa Fabbrini. Credo che bisogna rivedere questo meccanismo in modo da dare una struttura gerarchica e che fondi nella dirigenza, perché la parola dirigenza oggi è associata a burocrazia, burocratia. No, la dirigenza è l'ossatura di questo paese, e purtroppo è stata messa sotto attacco anche, devo dire, con una riforma che abbiamo contrastato in tutti i modi e fortunatamente per adesso è congelata sulla dirigenza complessiva, che partiva con delle buone intenzioni, perché quando è arrivato la famosa legge delega Madia in Parlamento era arrivata con buone intenzioni e i primi contenuti non erano neanche malvagi, poi man mano è andata deteriorandosi nel tempo. Cos'è che bisogna cambiare? Io mi concentro sulla parola innovazione. Bisogna cambiare il concetto di digitalizzazione. Allora, superiamola la parola digitalizzazione, è una parola vecchia e preistoria quando parliamo di digitalizzazione. Io ricordo ancora quando ogni anno, per anni, veniva premiato o messo in evidenza come una delle migliori pratiche italiane a Cremona la digitalizzazione del processo della strage di Piazza Loggia. In che cosa consisteva la digitalizzazione? Nella scannerizzazione di tutti i documenti processuali. E per almeno 5 anni quella è la digitalizzazione. Ora, forse l'innovazione tecnologica non è neanche quella del processo civile telematico, processo penale telematico, perché anche quello è la base, l'ABC, non è innovazione. Cioè è rimettersi in pari con il paese che va in una certa direzione. Oggi bisognerebbe pensare già più avanti. Purtroppo siamo ancora a discutere di processo civile telematico, del futuro, come se fosse il futuro quando è già preistoria. Il processo civile telematico non è altro che gestione automatizzata di cose che si potevano fare anche 15 anni fa, con un po' di buona volontà, nella gestione automatizzata, nel passaggio di carte, nella notifica e quant'altro. Non stiamo parlando di rivoluzioni. L'innovazione ce l'hai quando fai un'ingegnerizzazione dei processi, non dei processi giudiziari, ovviamente, ma dei processi all'interno degli uffici giudiziari. E questa cosa andrebbe affrontata. Oggi bisogna rivedere il processo, e ribadisco nel senso ingegneristico del termine, non nel senso giudiziario, il processo all'interno dell'amministrazione della giustizia. Assolutamente. Questo è il meccanismo. Oggi ci sono ancora dei percorsi arrugginiti, ma io parlo proprio di percorsi. Oggi quando parliamo di accesso, di trasparenza, di facilità nell'accesso da parte del cittadino, ci limitiamo a prenotazione online di un appuntamento al casellario giudiziario con invio della domanda via mail. È questa l'innovazione? E chiaramente gli uffici però la spendono come la massima innovazione, perché è già anni luce rispetto a come era prima, quando ormai si fa il certificato telematico per ogni cosa, come l'integrazione degli accessi ai vari servizi che vengono forniti. Ecco, questo forse bisognerebbe, il Ministero della Giustizia è in assoluto la cenerentola di tutti i ministeri. Abbiamo visto, vediamo l'INPS, vediamo l'Agenzia delle Entrate, il MEF, la Funzione Pubblica, sono tutti ministeri che hanno ormai fatto dei passi da gigante avanti per accedere al modello unico precompilato. Puoi accedere con qualunque dei tuoi account, che sia l'INPS, NOIPA, che sia altro, non con il Ministero della Giustizia. Per esempio, io ho un account al Ministero della Giustizia, account ministeriale da dipendente, ancora no, c'è tanto da fare in quella strada lì, però far capire come l'integrazione è la chiave di tutto. E ripeto, l'ingegnerizzazione dei processi. Bisogna rivedere come avvengono proprio i passaggi banali dalla consegna di un ricorso, dalla consegna fino alla sua atto finale. All'interno degli uffici giudiziari ancora si va un po' alla vecchia maniera
ma credo che non sia mai cambiato il movimento, chiamiamolo così, dei fascicoli processuali, così come quello dei fascicoli personali, che mi sono trovato a condividere il fatto che fossero ancora diciamo dei pezzi di carta che girano tra gli uffici, dei fascicoli con fotocopie illeggibili, per non parlare dei famosi stati matricolari e quant'altro, che appunto da addetto a quell'ufficio mi occupavo di gestire. Niente, io chiudo qui perché ovviamente do spazio anche agli altri due interventi. Solo una piccola notazione. Ci sono delle risorse che spesso vengono poco utilizzate. Bisognerebbe andare a il Ministero dovrebbe avere la certezza, e questo forse l'informatizzazione del fascicolo telematico del personale potrebbe aiutare, una banca delle competenze. Oggi cosa ha il Ministero della Giustizia a disposizione? Qualcuno prima diceva alcuni nel frattempo hanno preso altre strade. Io ho preso altre strade, non avevo competenze eccellenti in ambito giurisdizionale, ne ho avute altre, però ho preso altre strade come altri hanno preso altre strade, perché all'interno del Ministero della Giustizia possibilità di mettere a frutto le proprie competenze è pari a zero, perché di fatto non sai a chi darle, se non al capo dell'ufficio che magari ti fa fare qualche lavoretto in più, però di fatto c'è questa difficoltà, non sai a chi dove andare a trovare, e di contro i dirigenti, i direttori generali, eccetera, il Ministero in genere non sa quali competenze può andare a recuperare all'interno dei propri uffici giudiziari. Quindi banca delle competenze, verificabilità di queste competenze e verifica dei risultati, che non sia una semplice statistica dove sono tutti bravi. Questo vale anche per i magistrati, sappiamo bene come vengono fatte le valutazioni per la nomina dei capi degli uffici, sono tutti eccellenti, qualcuno è eccellentissimo magari per essere nominato, però di fatto solitamente questo vale anche a livello del personale. Ecco, quindi spero che anche il Ministero della Giustizia ogni tanto risponda anche alle interrogazioni che vengono fatte dai parlamentari, visto che solitamente la media di risposta è dello 0,1%, pari a quella dei dirigenti, probabilmente, visto che ce ne sono tante che spesso rimangono inascoltate. Ecco, come per esempio ci sarebbe da affrontare anche i ruoli dei magistrati all'interno del Ministero, che forse dovrebbero essere limitate ad alcune funzioni, ma oggi è diventato, diciamo, un grandissimo, non me ne voglio la dottoressa Fabbrini, perché anzi apprezzo il suo lavoro, un grandissimo parcheggio per una grandissima quantità di magistrati, che ovviamente poi sono sottratti alla loro attività giurisdizionale, quando potrebbero ritrovarsi all'interno della dirigenza pubblica, della giustizia in particolare, risorse in grado di svolgere quelle funzioni. Grazie. Senatore Crimi del Movimento 5 Stelle. Beh, insomma, si è capito che ho sentito poi poco fa anche l'intervento, il messaggio del Ministro. Noi siamo o a 6 mesi o a 1 anno delle elezioni. Ora, o 6 mesi o 1 anno, già sento una tendenza al dire ormai scatta tutti a casa, no? C'è questo atteggiamento, c'è questa mentalità. Invece io vorrei sapere, anche dall'intervento del senatore Crimi, mi pare che insomma il cosiddetto processo Madia abbia così, no? Procede a singhiozzo. E quindi mi rivolgo adesso al senatore della maggioranza in Parlamento, Salvatore Tomaselli, che naturalmente del Partito Democratico, senatore del Partito Democratico, che naturalmente immagino non potrà e non vorrà dirci allora le soluzioni che avremo da qui a 6 o a 1 anno, però il processo comunque di semplificazione, processo di riforma, anche in questa fase così di interregno, perché noi abbiamo un semestre bianco che è quello stabilito per il Presidente della Repubblica, però il semestre bianco ce lo sono dati per ogni categoria. Allora possiamo affrettare anche in questa fase, non dico arrivare ad una soluzione, ma almeno accelerare questa forma di dibattito, anche se poi, vuol dire, fra 6 mesi o 1 anno ci sarà un Parlamento diverso. Senatore Salvatore Tomaselli, gli ho dato un
mi rendo conto, un terribile incarico, quindi ha la facoltà di non rispondere o di evadere la domanda, ma non lo farà, non lo farà. Grazie per l'invito, ringrazio l'associazione, il suo presidente, tutti voi, è una occasione importante di confronto su un tema assolutamente centrale nella vita del Paese. Io non intendo evadere la domanda, io penso che ci sia, c'era un passaggio anche della dottoressa rappresentante dell'ANM, diceva, non ho capito bene se in un colloquio col Presidente della Repubblica, che ormai il Parlamento, il Governo, no, c'è un Parlamento e un Governo nel pieno entrambi delle loro facoltà, diciamo, istituzionali, non esiste alcuna vacatio, né esiste una corsa a smobilitare nel governo, nel Parlamento. Le scelte di natura politica e istituzionale che potranno venire sono nel novero delle cose che possono accadere e che se accadranno prefigureranno uno scenario ovviamente regolato dalle norme, in particolare dalla nostra Costituzione. Però c'è una scadenza prevista da qui a un anno o poco meno della legislatura, c'è un governo che comunque, a prescindere da questo, è nel pieno delle sue, ripeto, facoltà, della sua capacità di governo. E lo stesso è il Parlamento. La Camera dei Deputati, era riportato nel messaggio del Ministro Orlando che avete letto, è alle prese tra le tante con l'esame, credo in terza lettura, della riforma del processo penale, che è stato approvato meno di un mese fa in Senato, credo un mese fa più o meno, e quindi sono certo che entro il mese di giugno questo passaggio parlamentare verrà chiuso, con tutta probabilità verrà chiuso entro il mese di giugno, e quindi quel provvedimento, le previsioni ci dicono che potrà diventare norma di legge. Lì ci sono dei contenuti importanti. Io non penso che ci sia in questo nostro Paese né la possibilità nell'idea di una riforma della giustizia. Spesso, anche dal punto di vista mediatico, io mi approccio a questo tema con, diciamo, la sobrietà e l'umiltà di chi nella vita ha fatto, fa un altro mestiere, si occupa di altro, e quindi non pretendo di avere né le competenze di natura tecnica, quindi mi scuserete per questo, però ovviamente ragiono avendo davanti qual è l'importanza per un paese come il nostro di un settore così delicato e così decisivo. Io non credo che ci sia né la possibilità di fare una riforma della giustizia né l'interesse a fare una riforma della giustizia. Mi riesce difficile immaginare cosa significhi. Altra cosa è un complesso di norme che riformino le attuali normative su singoli aspetti che attengono alla vita del settore, del comparto della giustizia nel nostro paese. E io penso che da questo punto di vista sia nel legittimo confronto politico e di valutazione tra le parti politiche, tra gli operatori che ovviamente hanno non solo il diritto ma il dovere di intervenire nel dibattito essendo attori decisivi, insomma, in quanto protagonisti di questi processi di riforma. Ma io so, noi dobbiamo prendere atto di quello che è stato fatto e certo ancora di quello che manca, però non faremo un buon servizio al Paese se noi dimenticassimo quello che abbiamo fatto. Peraltro, anche con alcune di queste riforme, con il sostegno anche attivo e con il voto, alcune di queste anche di alcune forze dell'opposizione, compreso il Movimento 5 Stelle. Ma questa è stata una legislatura che io penso sui temi della giustizia, non della riforma della giustizia, ripeto. La mia era un escamotage di natura retorica per venire poi al merito di alcuni esempi. Su questi temi questa legislatura sia stata finora, e mi auguro lo potrà essere da qui a quando arriverà il termine, se naturale o meno, anticipato di pochi mesi della stessa, una legislatura davvero di profonde riforme sui temi della giustizia. Da questo punto di vista, dottoressa Fabbrini lo ha ricordato, la caparbietà, l'impegno che lo stesso ministro Orlando ammesso, credo che vada anche riconosciuto, io ho avuto modo di apprezzarne l'impegno in Parlamento, ma avendo partecipato in questi anni
anche in altre occasioni di confronto, questo impegno, questo riconoscimento è venuto anche da molti degli attori di questo settore. E penso che sui temi del diritto alla giustizia, sui temi dei diritti civili, che in qualche modo attengano anche ad una modalità nuova di interpretare e di esercitare i diritti, e che interseca anche le competenze dei magistrati, della magistratura penale e quella civile, dei tribunali civili che seguono le questioni penali. Ma penso ai temi delle leggi sulle unioni civili, alle leggi sugli ecoreati, alla reintroduzione che in questa legislatura è stata fatta del falso in bilancio, alla legge sull'autoriciclaggio, sul voto di scambio politico-mafioso e più complessivamente sulle norme in materia di lotta alla mafia e alla criminalità organizzata, la legge sul caporalato. Ecco, si è compiuto un complesso di norme sicuramente insufficiente, o meglio parziale, ma viva Dio, in questi 3 anni e mezzo, in questi 4 anni, sono state affrontate e portate a compimento tematiche e questioni, alcune di nuovo impatto anche nell'opinione pubblica, ma alcuni di questi sono temi che noi ci portavamo dietro nel dibattito politico e anche tra gli addetti ai lavori, voglio dire, da 20 anni, ma quasi, insomma. Pensiamo al tema delicatissimo che si collega poi ad un'altra questione fondamentale oggi anche della civiltà del nostro paese, che è il tema della lotta alla corruzione. Quindi reintrodurre, dopo che era stato tolto alcuni anni fa, il reato di falso in bilancio ha rappresentato la consapevolezza per governo e Parlamento che quel nodo, quel tema era fondamentale per mettere nelle condizioni non solo di introdurre elementi di prevenzione, che non va mai male, diciamo così, al compimento di reati così gravi, ma anche uno strumento in mano agli operatori, a cominciare dalla forza dell'ordine e magistratura, per poter reprimere uno dei reati sicuramente più odiosi dal punto di vista anche della moralità pubblica, che è appunto la corruzione. Quindi, insomma, molto è stato fatto, e sui temi in particolare del vostro lavoro, se posso dire così, alcuni di questi provvedimenti sono intervenuti sulla necessità, ad esempio, di produrre quello che è stato definito una sorta di effetto deflattivo anche sui processi penali in particolare. Mi riferisco alle norme sulla tenuità del fatto, le norme sulla messa in prova, le norme che hanno portato ad una parziale depenalizzazione, norme anche accompagnate da non poche polemiche e da punti di vista spesso anche molto complicati e molto diversi tra loro. Però il cui risultato, almeno insomma, il cui obiettivo e in parte il risultato raggiunto era quello di aiutare anche gli operatori a, come dire, a poter concentrare il loro impegno, la loro professionalità sul perseguire reati più gravi, di maggiore sensibilità, e anche con questi elementi appunto di deflazione del carico e dell'arretrato. Penso al tema della reintroduzione e dell'affermazione e valorizzazione dell'utilizzo delle risoluzioni alternative alle controversie, e poi questo tema del cosiddetto, insomma, adesso il collega Grimi ha fatto una riflessione che io devo dire condivido, ma insomma, adesso per comodità di ragionamento, ovviamente non per il senso etimologico della parola, quando parliamo di digitalizzazione, processo civile telematico da allargare, mi auguro, a quello penale. Ma insomma, qui qual è il tema? Io ho ascoltato anche simpaticamente le riflessioni che faceva prima il Presidente Pappalardo rispetto all'enfatizzazione del ricorso a questo strumento della digitalizzazione e l'enfatizzazione sul processo civile telematico quasi come fosse una sorta di soluzione catartica ai problemi del rapporto tra domanda di giustizia, soprattutto nel settore civile, e risposta di giustizia. Io non, ovviamente sono tutte considerazioni che ci stanno, però il tema qual è? Come, io credo che il tema sia come in uno dei settori della vita civile del nostro paese e in una delle pubbliche amministrazioni del nostro paese, in cui più di altre l'innovazione tecnologica ha tardato ad affermarsi, come questo gap viene recuperato, e viene recuperato da un lato
dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro, se posso dire così, e quindi rivolto alla ottimizzazione delle risorse interne, alla valorizzazione delle professionalità interne. Ma viene recuperato, mi sia consentito dire, anche dal punto di vista del cittadino, quali sono i vantaggi che il cittadino che chiede giustizia oggi sul processo civile, domani mi auguro sul processo penale, può avere da una dotazione, da un'introduzione sempre più solida di innovazione tecnologica che possa non solo banalmente abbreviare i tempi della risposta, ma anche migliorare in termini di efficienza e di qualità quella risposta. Io credo che quelle risposte normative, quegli investimenti fatti, le cose che la dottoressa Fabbrini qui ci ha richiamato, a cominciare dal tema fondamentale, non c'è innovazione che tenga e non c'è introduzione di strumenti anche fortemente innovativi che tenga nella pubblica amministrazione in particolare, come probabilmente in tanti altri luoghi della vita civile di un grande paese come il nostro, che possa prescindere dal capitale umano, dalla risorsa uomo e quindi dalla formazione, in molti casi dalla riqualificazione delle professionalità esistenti, e da investire, se posso dire, anche su quello che forse è uno dei limiti più gravi dell'intera pubblica amministrazione italiana e su cui qui invece la giustizia può fare da battistrada, perché lo ricordava la dottoressa Fabbrini, la giustizia è uno dei primi settori della pubblica amministrazione in cui si tornano a fare concorsi pubblici, e quindi concorsi pubblici significa mobilità sociale, possibilità per i giovani di entrare nella pubblica amministrazione. Da quanti anni noi abbiamo una pubblica amministrazione, come dire, chiusa in un recinto in cui i giovani, ad esempio, che dal punto di vista del gap, dal punto di vista anche ad esempio dell'alfabetizzazione informatica, sono sicuramente molto più avanti, diciamo, di me, parlo di me. Questa è un'opportunità che noi ci siamo preclusi in questi ultimi 20 anni, non sto qui a richiamare il debito pubblico, i vincoli di bilancio, però siamo andati avanti con scorrimenti di graduatorie, che vuol dire una fotografia vecchia di almeno 5 anni, se non addirittura di più, di 10 o di 15 anni. E quindi chi arriva invece con l'entusiasmo di essere diplomato o laureato da poco, con una capacità di intercettare anche le novità, le potenzialità dell'innovazione tecnologica, chi arriva con l'idea di stare dentro il mondo nuovo con cui tutti ci dobbiamo cimentare, sono entrati dappertutto queste potenzialità, ma meno che nella pubblica amministrazione di un grande paese come il nostro. E se la giustizia oggi torna a fare i concorsi, viva Dio, mi pare un elemento di straordinaria novità. Certo, il tema è sempre l'equilibrio, quindi come si introduce innovazione e i primi risultati, io ho qui dei dati che non ovviamente voi siete addetti ai lavori, quindi non vi richiamo, di come i primi risultati danno un senso anche positivo di come si sta affermando ad esempio il processo civile telematico. Il tema è sempre l'equilibrio tra l'aspetto, se posso dire così, rimanendo nel tema, mi perdonerete, tra l'aspetto di hardware e quello di software, insomma. L'hardware è la macchina, software sono le persone, insomma, in qualche modo, no? Trovare un equilibrio, quindi, tra valorizzazione della professionalità, riqualificazione ove necessario, e la disponibilità a introdurre elementi solidi di innovazione tecnologica, io penso che questo sia una frontiera in cui anche il settore della giustizia può rispondere in maniera positiva, come già i primi dati sull'introduzione del processo civile telematico stanno a richiamare. In conclusione, quando dico non esiste una riforma della giustizia, ma esistono tanti pezzi di riforma del sistema paese che interessano il settore della giustizia, penso che ovviamente ognuno debba fare la propria parte, o debbano fare gli operatori. C'è un grande tema di riforma anche, se posso dire così, di alcune funzioni. C'è da immaginare come dirigenti, personale amministrativo della giustizia debbano svolgere il loro compito in questo cosiddetto mondo nuovo. C'è un tema di equilibrio tra poteri dello Stato, e quindi questo grande tema che credo si debba discutere in maniera assolutamente serena e tranquilla, non guidati né dai titoli dei giornali, né dalle emergenze, né dallo scandalo di turno,
mi riferisco anche alle battute iniziali del collega Crimi, ma c'è un tema anche di quali strumenti oggi un paese moderno, civile come l'Italia può mettere nelle condizioni ad una magistratura autonoma e indipendente di poter esercitare e di poter utilizzare per meglio, come dire, corrispondere alla propria funzione costituzionale. Tutto questo ovviamente passa anche tra istituzioni, il ruolo delle istituzioni, governo, Parlamento e politica. Credo che c'è bisogno di maggiore integrazione tra gli specialismi, io penso anche a maggiore integrazione tra comparti di pubblica amministrazione che spesso non dialogano tra di loro. Quando parliamo di innovazione e di digitalizzazione, dobbiamo immaginare ad esempio una grande sfida innovativa è il tema della interoperabilità ad esempio degli sistemi, che non riguarda solo software e hardware, ma la possibilità di poter accedere alle banche dati, di potersene scambiare, linguaggi comuni e così via, quindi grandi temi, e tutto questo però si tiene come una grandissima opera di formazione, di valorizzazione delle risorse umane. Credo che, insomma, davvero chiudo con una battuta, una giustizia più equa, qualcuno anni fa, molti anni fa diceva una giustizia giusta, una giustizia più equa, con costo sostenibile, più efficiente, anche più rapida, anche qui sentivo una battuta, non sempre l'efficienza è sinonimo di, però quanti danni ha prodotto, mi riferisco ai decenni passati, i tempi che diventano negazione di giustizia, quanti danni hanno prodotto. Tutto questo non può essere un miraggio per un grande paese come il nostro, può diventare un obiettivo sostenibile. Io credo quello che è stato fatto in questi ultimi anni in particolare vanno in questa direzione, molto resta ancora da fare. Io credo che con questo lavoro comune di ascolto, di frequente contatto tra i diversi operatori, se ne arricchisce la giustizia, se ne arricchisce la politica e meglio possiamo dare quelle risposte che ancora mancano da dare, che non sono certamente poche ancora. Grazie. Grazie. Senatore Tomaselli, un intervento credo di grande utilità al suo, no? Perché poi c'è stata anche saggezza ed equilibrio in quello che ha affermato. E l'ascolto, il confronto. E abbiamo iniziato da 4 ore a discutere di un argomento che certamente, insomma, è difficile, è vostro, ma è molto difficile, è molto tecnico. Io vorrei coinvolgere la dottoressa Rosalba Natali, vicepresidente dell'Associazione Dirigenti Giustizia. Mi pare, ma non voglio essere così mago Merlino, che comunque oggi passi in avanti credo siano stati fatti, se non altro nella conoscenza delle tematiche. Quindi, ecco, c'è un problema di bisogna collegare il computer, abbiamo delle diapositive. Ah no, ah ecco, va bene. Dottoressa Natali, ecco, rispetto a 5 ore fa, non dico a 20 anni fa, ma rispetto a 5 ore fa forse si è fatto un passaggio importante, credo, no? Se non altro di confronto e di trasmissione anche di problematiche che vengono consegnate. Sì. Anche il confronto tutto sommato politico, ci sono dei luoghi che riescono in qualche modo a calmierare, no? Gli aspetti così propriamente conflittuali. Abbiamo sentito due parlamentari che al di là del bon ton, della presenza di cortesia, insomma hanno offerto dei temi, hanno offerto delle proposte importanti che insomma fanno parte del dibattito e credo che sia utile nel dibattito. A lei, dottoressa Natali. Grazie. Intanto ringrazio per l'onore che mi è concesso di esprimermi in questa platea, davanti a questa platea qualificatissima. Io non ne sono probabilmente all'altezza. Sono anche quella che chiude questi lavori dell'associazione e mi trovo ovviamente in difficoltà, non volendo né ripetere cose già dette, però devo tener conto di una cosa. Come associazione dirigenti noi abbiamo dei problemi
che affrontiamo tutti i giorni e problemi da affrontare, sfide e criticità. Ma in questa sede io sento il dovere, come dirigente giustizia, di richiamare l'attenzione pubblica sui risultati enormi che sono stati raggiunti in questo ultimo anno dall'amministrazione della giustizia, e di cui giustamente il ministro Orlando va fiero. E come dirigente, per la funzione che noi svolgiamo, per me sono importanti e sono rilevanti soprattutto due: l'inversione innegabile nella politica di gestione delle risorse umane, l'inversione di marcia, per la quale l'associazione deve dare atto al direttore generale, dottoressa Barbara Fabbrini, che ne è stata l'unico motore e artefice, con un coraggio e una determinazione che probabilmente nessuno di noi si sarebbe aspettato. Due, una politica di gestione delle risorse materiali che ha cambiato il mondo. Ha cambiato il mondo e è diventata una gestione delle risorse materiali finalmente vera nel senso economico aziendale, nel senso che c'è una programmazione, c'è una razionalità del disegno e cominciamo insomma ad avere speranze di un mondo che era, come dicevamo prima, assolutamente inimmaginabile. Detto questo, sul primo punto, dopo decenni di una politica del personale inesistente, noi ci troviamo in primo luogo di fronte a una riqualificazione, parola magica. Tutti noi negli uffici giudiziari sappiamo quanto il personale a ogni piè sospinto lamentava di essere discriminato rispetto a tutte le altre amministrazioni del paese. La parola riqualificazione non la vogliamo sentire più. La dottoressa Fabbrini ha dato un impulso a questa cosa, ma ripeto, nessuno, noi all'interno ormai ci siamo abituati, ma per chi è all'esterno è stato come buttare giù una montagna. E che cosa è stato fatto? Prima di tutto è stato dato l'avvio a una vera riqualificazione, questa dei cancellieri, con una precisione, accuratezza e una capacità di calibrare tutte le difficoltà, i tempi, gli step, tale che i cancellieri che vi hanno partecipato sono tornati nel nostro ufficio stupiti, meravigliati, ed è un feedback che abbiamo avuto tutti noi dirigenti negli uffici della loro immensa soddisfazione a percorso finito. E questa non è una cosa da poco. Poi a questo agganciamo il fatto che si è arrivati a un'altra cosa incredibile: la firma di un accordo sulle riqualificazioni, quello di aprile, in cui più o meno sono stati affrontati, non stiamo poi vedremo se è bene, male, non in questa sede, ma sono stati affrontati i nodi della riqualificazione di tutte le qualifiche funzionali. E su questo faccio una parentesi, ma ci torno dopo, scusate, sarò breve, prima devo arrivare a un'altra cosa. C'è il concorso per l'assunzione di 800 cancellieri, che ci auguriamo diventino 1400, ne abbiamo parlato diffusamente. Grazie. Questo concorso è stata un'esperienza mirabolante per chi come me ha avuto l'occasione di andare a vedere che succedeva. Ovviamente lo dico al pubblico, lo dico agli esterni: migliaia di persone, ma tante migliaia di persone, accompagnate secondo percorsi prestabiliti, seguiti con ordine, messe ognuno davanti al proprio PC, ognuno con le proprie prove, alla presenza di moltissimi assistenti informatici pronti a intervenire alla minima difficoltà, con un sincronismo incredibile tra i diversi padiglioni sedi delle diverse commissioni. Quindi immaginate una macchina che ha funzionato perfettamente. E a questo proposito, tutto questo è stato organizzato dalla dottoressa Fabbrini, ma è con orgoglio che io mi approprio come categoria di una parte del merito, perché lo staff di cui la dottoressa Fabbrini si è avvalso è stato costituito e ha funzionato grazie ai colleghi dirigenti dell'ufficio della direzione generale, e loro sono l'esempio
loro, nostri colleghi dirigenti, sono l'esempio di quello che possiamo e sappiamo fare quando ce n'è data l'opportunità. A questo punto devo dire che il dottor Mungo, che ha fatto una splendida relazione, ha evidenziato bene come lui punta sui dirigenti amministrativi e come categoria dobbiamo dare atto che oggettivamente il dottor Mungo ha dimostrato come siamo disponibili a fare cose che sappiamo già fare perché le abbiamo già fatte, ma anche a quelle che dobbiamo imparare. Perché? Perché il fatto di avere la consapevolezza, di avere del materiale umano formato e che non vede l'ora di condividere i grandi progetti, ha fatto sì che noi abbiamo potuto sentirci finalmente parte di qualcosa di grande. Alle prime note arrivate dal dottor Mungo, indirizzate ai capi degli uffici, ai dirigenti amministrativi, tutti noi abbiamo provato un po' di preoccupazione perché la cosa era grande, ma un attimo dopo eravamo tutti lì giù a studiarci le modifiche al codice degli appalti, le delibere dell'ANAC, a inseguire l'ingegnere del comune per farci dire dove stava la documentazione o a farci dare chiarimenti sugli edifici che sono diversissimi in tutto il territorio nazionale. In un brevissimo spazio di tempo siamo diventati tutti soddisfattissimi del nostro lavoro. È come se fosse riuscita nel nostro lavoro la nostra vocazione profonda che ci eravamo in parte smarrita. Ecco, questa è la posizione che io come dirigente giustizia rappresento. Dopodiché, questi sono i risultati splendidi ottenuti, che sono grande cosa. Tante cose ancora si devono fare. Sul personale si deve fare tantissimo, ci sono i profili professionali da ridisegnare ed è una sfida enorme in cui mi auguro saremo considerati. E a questo proposito, però, parlando di tutte queste belle cose che abbiamo fatto, l'accordo, parlando della riqualificazione, e chiudo qui, l'accordo, mi permetto di segnalare, ma come suggerimento propositivo, reca un difetto dal nostro punto di vista. Tutte le qualifiche sono state considerate, eccezion fatta per le figure apicali, cioè i direttori amministrativi. Ora, noi tutti sappiamo che i direttori amministrativi sono coloro che rendono possibile la traduzione in fatti e in opere dei nostri obiettivi e dei nostri progetti. Sono essi che poi materialmente fanno propri i nostri progetti e obiettivi e li traducono. E proprio grazie alla loro professionalità e alla loro formazione che la catena del comando poi riesce a svolgersi. Ora, nell'accordo parrebbe che siano stati menzionati soltanto per il cambio della nomenclatura, che perderebbe l'attributo di amministrativi. Ora, le persone, per riprendere un argomento che è stato poco fa menzionato, le persone devono essere considerate, gli individui devono essere considerati, perché sì, la dedizione alla tecnologia, sì, l'ingegnerizzazione dei processi, ma la persona rimane centrale. E noi sappiamo che una persona, un individuo, intanto dà il meglio di sé in quanto venga motivata, considerata, gratificata. Ora voi direte, ma il direttore amministrativo è una figura apicale, quindi diciamo che quello che fa è già il suo riconoscimento, no? Non è proprio così. Perché? Perché esistono tante forme di motivazione e di incentivazione delle attività. Esistono le incentivazioni economiche, ma esiste anche la possibilità di attuare una sorta di riqualificazione giuridica, creando delle posizioni organizzative. Ovviamente posizioni organizzative che possono essere previste compatibilmente nell'avvenire con le risorse disponibili. In sostanza, come categoria, noi riteniamo che si debba un pochino correggere il tiro su questa cosa per non commettere una grave ingiustizia. E ho finito. Grazie.
Dottoressa Osservatori, allora siamo in conclusione, proprio un saluto e una conclusione sintetica di Nicola Sterrato, quindi per un saluto, tanto siamo nei tempi, dobbiamo risforare, ma tutto sommato altri 5 minuti ce la possiamo permettere. No, anche meno, 2 minuti. Solo 2 minuti per salutare gli ultimi colleghi che hanno resistito, il pubblico, e ringraziare gli illustri relatori anche di questa seconda sessione, la dottoressa Rossana Giannaccari, la dottoressa Fabbrini, il senatore Crimi e il senatore Tomaselli, che è un po' ospite di questo evento, e ringraziamo particolarmente perché è un ostunese, oltre che la collega Rosalba Natali, che ha concluso anche per l'associazione i lavori di questa seconda sessione. Grazie e buon proseguimento. Grazie anche al dottor che ci ha condotto con pazienza a tutti i lavori.